corso nazionale, perché arriviamo in tutta Italia e spero che tutta Italia comunque abbia giocato anche questa sera, seguito i super mega consigli dei nostri grandi esperti, Lio Marco, sempre super aggiornati, anche se è vero che la scorsa e questa settimana, perché poi il sabato è l'ultima estrazione che ci vedrete in coppia me e Clara, poi da lunedì rientreranno e tutto tornerà normale anche con i turni delle tre conduttrici, quindi in bocca al lupo. Saluto anche Lio Marco, che tra poco li avremo anche al telefono, e poi saluto la mia compagna di viaggio ancora per due sere, stasera e domani. Ciao Clarita, il rosso, il mio colore preferito, ciao! Ciao, come stai, Celia? Io bene, bene. Che meraviglia, dai, allora approfittiamo, cerchiamo di stare bene, appunto queste due puntate che ci mancano. Un bacio a Lio e a Marco, ci stanno già seguendo, sono lì in attesa anche loro di questa decima estrazione, già mi stanno scrivendo, quindi vediamo i risultati che ci saranno questa sera, e in bocca al lupo a tutti voi. Un bacio grande, buona estrazione. Decima estrazione, anticipiamo che questa sera l'orario riprenderà come sempre, quindi vi saluteremo alle 20:40 e anche sabato, perché tra l'altro poi inizierà il campionato e quindi riprenderanno i programmi sportivi di Sette Golda, ai quali poi il sabato li passeremo la linea. Ma noi ora ci concentriamo molto bene, lo stanno facendo anche i nostri esperti, perché sono altrettanto curiosi di vedere quali numeri insomma usciranno questa sera. Clara appunto è collegata con loro, e allora che dire, possiamo iniziare? Autore, buonasera, e partiamo con... Vuoi andare? Dai. Vado io? Vai, okay, vai. Ok, allora andiamo di là con Marco, ti lascio allora collegata con Lio. Eccoci. Per un attimo eravamo coperte dalla griglia estrazionale. Allora, ci siamo però. Cara Clara, chiudiamo la destrazione con te, vai. Dai, Marco, questa seconda parte, no? Seconda cinque, quindi. La seconda metà, diciamo, che l'italiano. Quindicina, ecco, ho visto, la seconda quindicina del mese di agosto. Stavo stavo parlando con Lio in spagnolo, scrivendo in spagnolo, vabbè, ciao. Ecco. Poi ecco per quello. E adesso infatti c'è però Marco ancora in redazione, quindi vado io, Sheila, e quindi dai, non perdete questo consiglio, dai, andiamo insieme, vamos! Ed eccoci di nuovo in studio con Sheila e con Clara, ma abbiamo sempre Marco che è rimasto con noi. Abbiamo 4 minuti prima del termine della pubblicità, che è il blocco più lungo, ricordiamo che finiremo alle 20:40, quindi Marco, ti lasciamo qualche minuto, a te. Rieccomi. Intanto assolutamente grazie, mi serve proprio un minutino giusto per ricordare alle amiche e agli amici da casa che Lio sta preparando in questo momento un particolare aggiornamento, proprio basato, io prima ho giustamente ricordato che ne mancano 4, quindi siamo alla quart'ultima, con l'ultima che cadrà sabato 31 agosto, quindi abbiamo anche una in più perché cadremo con tantissimo tutto il pubblico caloroso di Casalotto. Continuate a mandare gli scontrini, perché poi da settimana prossima ricominceremo a martello ad osservarvi, e i risultati di questa sera insomma prevedono parecchi scontrini. Grazie ancora ragazze, e a prestissimo, un bacio a tutti, ciao, buona continuazione. Vi aspettiamo al telefono di nuovo in diretta, Marco, per poi dopo avervi fisicamente qua. Da lunedì prossimo riavremo i nostri grandi esperti, Lio e Marco. Clara è sempre collegata appunto con Lio. Abbiamo un minuto e mezzo scarsissimo, pubblicità, torneremo per dare il super narotto, i 5 simbolotti estratti, giusto? E poi vi salutiamo questa sera. Infatti, perché il tempo è più corto, ormai eravamo è abituate insomma, a parlare, chiacchierare. A chiacchierare, invece da questa sera l'orario riprende come è quello che è sempre stato, 20:40. Stavo pensando che meno male che prima Marco non ha parlato di tutti i risultati che sono usciti, perché io qua non ho più spazio dove scrivere appunto questi risultati. Già con le prime ruote avevamo visto, no, tutti gli ambi vertibili, tutti questi risultati stupendi, l'ambo radicale, quella su tutte, su ruota, il primo colpo al secondo. E c'erano altri ancora che non ha commentato, ho detto meno male, perché non so dove lo scrivere nella mano, perché non c'è spazio, vabbè. Vedo. Sì, infatti. Beh, vabbè. Clara, almeno quando torneranno i risultati quelli più eclatanti.
queste due settimane che loro fisicamente non erano qua, li commenteremo di sicuro dalla prossima settimana, che è anche poi l'ultima di agosto, con le ultime estrazioni, come ha ricordato anche Marco. Abbiamo proprio 30 secondi, invitiamo la gente di non andare via, che i 10 famosi minuti sono quelli che poi dopo che fregano, ecco. Esatto. E quindi vero, rimanete lì, perché poi c'è anche il simbolo 8, quindi vogliamo anche vedere i risultati, i vostri scontrini, poi il Suprenalotto anche. Esatto. Troppa roba, troppo. Dai, dopo la pubblicità. Eccoci. Guardate che tra 9 minuti esatti, 9 minuti e mezzo, noi vi salutiamo, perché Casalotto da questa sera riprenderà appunto l'orario di sempre, quindi 20:40. Questo è il dopo estrazione, ma poi non avremo più altri blocchi da 10 minuti. Quindi restate concentrati in questi 9 minuti, andiamo adesso sul Super, Clara, simbolo 8, e poi ti seguiamo in redazione per ascoltare Lio. Dal primo di settembre si cambierà ruota, vediamoli. E c'è anche qui gli scontrini con i vostri simboli, adesso li vedremo tutti insieme. Questa è la pizza, dai. Ci sta, dai, vediamo quanta gente magari ha piacere anche di mandarci il numero dei simbolotti indovinati. Noi ancora per 7 minuti ci siamo, Ah, dai, allora che dici di andare a approfittare, andare in redazione? Credo, così ci teniamo un minuto e mezzo, dai, per salutare con calma gli amici. Ok, allora io vado di là, c'è il nostro Lio, quindi seguiteci. Eccoci, ricordiamo che tra poco appunto ci salutiamo, ma per riempire insomma un po' anche questo spazio insieme a Clara, come tutte le sere di estrazione, parliamo di un simbolo, il significato e che non... Eccoci, ricordiamo che tra poco appunto ci salutiamo, ma per riempire insomma un po' anche questo spazio insieme a Clara, come tutte le sere di estrazione, parliamo di un simbolo, il significato e che numero. Pancia, che non posso dormire, ma mi sveglio. Perché li hai mangiati? Perché li ho mangiati, infatti, e quindi poi sono tutta la notte lì che sti fagioli. No, a me i fagioli ricordano le tambolate, perché si usava la tombola, ai tempi dei nonni si usavano i fagiolini per coprire i numeri. Hai visto? Allora, un minuto e mezzo, allora, cara Clara, tu sei sempre collegata ormai? No, sono esperti. Collegata, perché loro stanno sempre lì. Però infatti li salutiamo comunque. Sì, dai, salutiamoli, ciao, adesso anch'io ti saluto. Perché stasera è stato un play proprio, È stata veramente difficile, perché veramente già dalla prima ruota, quella di Milano, è vero, tutti da questi subito, risultati. 13:31. Infatti, poi non è facile anche per loro poter dare dei consigli validi per la prossima, per sabato prossimo, perché appunto troppa, come dice Marco, per troppi numeri, troppi abbinamenti, e quindi bravi, vediamo per sabato, dai, saremo la nostra ultima volta insieme, l'ultima coppiata, poi magari capiterà certo. Quella volta all'anno magari potrà ancora di nuovo succedere, però sabato vi saluteremo. Tu segui poi il campionato? Sì. Ti piace il calcio? Sì, ci ho lavorato per una vita anche con quelli che sono qui. Sabato li saluteremo, perché poi dopo ci saranno loro, gli amici di Diretto Stadio. Molto molto bene. Non so neanche chi sono le due squadre che iniziano sabato, non ho ancora guardato il calendario. Non lo so, perché adesso c'è da seguire le notizie del governo. Ma si parla solo di quello, ovviamente, wow. Appena si accende già alle 7 il televisore. Allora, cara Clara, baci, ricordiamo sempre che però Casalotto non finisce mai, perché continua sempre. E rieccoci ancora di nuovo insieme. Ci hanno confermato appunto, non sapevamo se andare in redazione oppure parlare di una delle notizie che abbiamo inserito per questa puntata. Che avevi proprio commentato tu, martedì, avevi parlato proprio qualche del giorno fa, perché finalmente usciva in tutte le sale d'Italia il Re Leone. E
conferma la notizia, quello che già un po' avevamo anticipato, ovvero boom, cifra, record, subito. Molti infatti dicono che non è piaciuto perché manca d'anima, manca proprio, sai quella cosa che ti prende, no? E ti, sì, ho letto le critiche, era proprio Fede, così. Che è anche un esperto, Fede è esperto, ma voglio cinema. Solo sapere, fa piangere? La storia è quella. No, perché lei vuole andare, non hai coraggio perché piange. Hai pianto, la lacrimuccia è scesa. No. Vabbè, no. Ma una lacrimuccia, dai, ci sta. Due volte. Se Federico due, tu con me raddoppia, quadrupli. No. Oh, mamma mia. Poi no, alcuni sono stati molto cattivi e hanno detto che sicuramente questa ha raggiunto questa cifra perché... Allora, intanto non c'è concorrenza, perché tutti gli altri film che ci sono per adesso, poco e niente, non c'è, perché non sono c'è usciti molto. A giugno, quelli belli pesanti, vero, quelli forti, vero, e quindi sì. Adesso non c'è niente. È presente quasi 1000 sale in tutta Italia e l'hanno fatto anche vicino le zone di vacanza, ovviamente. Hanno azzeccato l'uscita. Certo, perfetto, perché tutti quelli, ovviamente, in agosto che fai? Vai al cinema, no? Porti i bambini, soprattutto i bambini. E quindi però per carità anche nel resto del mondo è stato un record assoluto, credo che già è al decimo posto a livello mondiale, quindi per carità ben venga. Però guarda, lo peccato guarda. Poi però le critiche negative è quello che... Però io li leggo e dovrei andare per confermare queste critiche. Vai, così ci dici. Ma adesso dobbiamo andare ad un'altra parte, chi è che va? Io sono andata con lì, tu dovrebbe toccare me, credo. Sì, ho iniziato io, poi sei andata brava, tu, dai, e tocca a me allora andare di là in redazione. Volo, vado, vai. Eccoci qua, che bello, la torniamo ancora, dai, 14 minuti quasi con voi, quindi c'è una notizia. Allora, diciamo, c'è una terribile, no, per tutti i fan della Lorella Cuccarini. Quello veramente che ci peccato. Dispiace per loro, perché è andate, già che sono state prodotte, fatte, pagate, come dire, dai, le mandiamo, perché è un peccato tenerle appunto nell'archivio. E quindi però non credo che lei sia molto dispiaciuta, perché tanto adesso a settembre fa La vita in diretta, no? Sì, vedremo. Pica male, come dire, no? No, uno di quei programmi che uno ci metterebbe la firma per farlo. Assolutamente sì. Se non cambia il governo, qua qualcuno dice se non cambia il governo, l'ho letta sta cosa, l'ho letta, però credo che i contratti siano già stati firmati, Rai. Quelle robe si fanno subito, caro, subito. Ogni lasciata infatti è persa, tanto tu firmi, poi magari se ti tolgono il programma non importa, perché ti devono pagare, no? Certo, esatto, è vero. E la Rai è così. Allora, quante ne sa anche la Clarita e anche l'autore che ride sotto ormai la barba quasi bianca. Per quello è diventata bianca, ecco. Allora, adesso si può andare di là ancora, vero? Sì, ci sono ancora un po' di... Perfetto. Due lance addirittura, wow. Allora questo lo faccio io, così lo poi chiudi tu, va perfetto. Bene? Dai, allora, vamos di là, sempre con l'io. Allora, rieccoci ancora insieme, Clara, dove abbiamo un'altra notizia. L'orgoglio di Heidi, Clu. Lì non si vede niente. Appunto, no, anche perché... Non si vedeva di più. No, credo così, vedeva, anche perché sennò poi Instagram te le toglie. Ok. Avere un seno così, credo, naturale dopo quattro figli, voglio dire, i bacchettoni ci devono sempre stare a rompere le scatole. Io sono un po' bacchettona, però, quindi non mi guardate. Un pochino. No, io allora parto dal presupposto che... ognuno è libero di fare quello che vuole, sempre nel rispetto del prossimo e senza recare danno a chi hai vicino. Loro non fanno niente di male se lo vogliono fare, però lì parliamo anche di due casi. Madonna ha fatto, come dire, di questo e di altro la sua carriera, quindi non è che uno si può scandalizzare se la vediamo nuda, la vediamo su, va a fare qualsiasi cosa. Heidi Klum, una top model pazzesca, che è stata nuda su passerelle, foto, ovunque, da anni, conosciamo tutto il suo corpo, così come
modelle, perché quello è il loro lavoro, mettere il corpo a disposizione della moda, no? Della pubblicità, di quello che è. Quindi sono due casi che comunque va bene, cioè non, certo, perché scandalizzarsi, cioè non l'avevano mai vista, no? Poi ti dico, ognuno è libero di fare vuole. Assolutamente. Allora. Ah, il sottotitolo infatti dice che l'odiatore odia, ma non odiano, guarda, le suore, le top, odiano tutti, a prescindere, quindi che lì che devi fare, secondo me, è gente che veramente ha dei problemi seri e ormai dobbiamo, come dire, avere a che fare con loro, sopportarli. Condividiamo con loro, sì, perché... peggio per loro, poverini. L'ultimo lancio, lo so, perché infatti il tempo scorre, gli ultimi 6 minuti e poi salutiamo, giusto? Sì, a te adesso, vai! Mi piace, andare anche a lavorare. L'ultima volta, andiamo, dai! Ecco! Allora, abbiamo 2 minuti, dai! Sì, ci tocca parlare di loro! Lui è così tanto carino, ci piace tanto lui! Ma a me non piace, non è il mio stile, diciamo! Con lui immaginavo che non è un po' suo tipo! Notizia, guarda! Proprio veramente, non dormirò, sono troppo dispiaciuta. No, che c'è area di crisi, da un po' che si parla un po' di quest'area di crisi. Da prima del matrimonio, sempre in crisi. No, questo non lo so, dai, no. Ma è da qualche mese, insomma. Secondo me si deve sempre fare qualcosa per riuscire a far parlare di sé, sempre, in questo ambiente. Anche quando non lavora, anche quando sempre. E certo, perché la gente non ti può dimenticare. Devi essere sempre lì, che parlino bene o male, però si deve parlare, perché altrimenti non va bene. Ci sono artisti che però amano la riservatezza, almeno quando vanno in vacanza. Sono i grandi. E io li stimo, li adoro, perché è così, perché sennò non si vive più. Ma infatti, ma ci sono tanti grandi, ma sono artisti con la, come hai detto tu, con la A maiuscola. Quelli che noi non sappiamo magari niente della loro vita privata. Le vacanze se le fanno, non c'è nessun paparazzo, invece sono gli altri che sono nelle isole lontanissime, c'è il paparazzo, ma solo loro li trovano, no? Uno si va a fare il giornale che ti paga quella cifra per stare, che ne so, alle Maldive, per fare la foto con la coppia, Guarda, Clara, ci sono con i social, uno se vuole, non c'è bisogno del paparazzo, dei giornali, perché poverini. Se vuole pubblica, fa storie. Io c'è una coppia che adoro, perché li adoro, che è la Panicucci e Marco Baccini, che sono insieme da un po'. Loro sono così tanto carini, lui non ne può più di tutte le storie di Instagram che fa lei, però sono così carini e sono in vacanza ancora adesso e io li seguo. Ecco, loro carini. Mi piacciono. È vero, anche a me, molto. Molto riservati, innamoratissimi. Dobbiamo chiudere, mannaggia, si parlava dell'amore.